È una grande emozione per me essere qua oggi. Quindi vi ringrazio di essere tutti qua, di rinunciare al sole, come ci hanno detto. Perché è il coronamento di un sogno. Io conosco la libreria esoterica da 30 anni. Quando sono arrivata qua, il caso ha voluto, io ho fatto l'avvocato, adesso mi presento un po'. Ho fatto l'avvocato per tanto tempo. Il primo studio legale in cui ho fatto il tirocinio era al quinto piano qua sopra, la libreria esoterica, perché la vita viene a prenderti a casa se sei testone e sarda come sono io, no? Quindi se non vai tu, viene a prenderti. E quindi io tutte le pause pranzo le facevo qua tra pietre, cristalli, libri. E quindi venivo a vedere gli altri relatori e dicevo: ma che bello! Tutti i miei colleghi andavano in tribunale a fare le cose, io le pause pranzo le passavo qua. Mai avrei pensato che un giorno, no, sarei stata dall'altra parte. Ma la vita aveva altri progetti per me, come al solito. E infatti, al mio primo anno, una delle prime lezioni di diritto penale, ho conosciuto una ragazza che mi ha fatto fare la mia prima meditazione. Non sapevo nemmeno cosa fosse. Anche lì si scendeva giù, mi ricordo, mi hanno portato in un posto e ho detto: qua devono essere tutte streghe. Mi uccideranno. Si scendeva, me li immaginavo con i capelli a punta, le unghie lunghe, poi sono diventata la mia famiglia, sono mie sorelle ancora oggi. Quindi lì è iniziato un viaggio che io non mi aspettavo, sono venuta a fare l'avvocato e poi il cielo si è aperto, si è proprio aperto. La vita aveva dei progetti e oggi qua è anche una data molto particolare questa per me. Perché coincide con la dipartita di un'anima molto affine a me. Infatti penso che questa cosa l'abbia organizzata lui, non l'ho fatta io. Ne sono quasi certa. Il dialogo col cielo è il dialogo con gli altri mondi. Quando io ho iniziato, devo parlarvi del dialogo col cielo e di come lo intendo io. Perché la medianità, per come è diffusa, per me a me non torna, forse perché sono pratica, sono un avvocato oltre che spirituale e quindi ho bisogno di risposte, ho bisogno che la spiritualità entri nella mia vita. E la medianità l'ho sempre vista come un qualcosa di bisognoso. Io chiedo, ho un dolore, chiedo di parlare con un defunto, ho un dolore, chiedo di parlare con gli altri mondi, ma sono in richiesta. Per me la medianità è regalità, è riprenderci dei pezzi che sono nostri per diritto di nascita. Tutti, nessuno escluso, può parlare con gli altri mondi. È un nostro diritto parlare col padre. Non ci deve essere un usciere che ci presenta, no? Voi andate a casa vostra, io vado a casa mia in Sardegna dei miei e c'è l'usciere che dice: aspetta, ti chiamo tuo padre, ma anche no. Vado e ci parlo. Quindi, in tutto il mio percorso, che è stato parallelo, no? Avvocato, e nel frattempo facevo tutti i miei corsi, è 30 anni che io lavoro su di me. Ho fatto Reiki, ho fatto costellazioni, ho fatto qualsiasi cosa, pur di avere quelle risposte, che nella normalità non mi venivano date. E se voi siete qua, siete fatti come me, siete in cerca di risposte, no? Siamo della stessa pasta. Per cui andavo in giro a chiedere queste cose, nel tribunale le risposte non le trovavo, mi sembravano molto inique e cercavo ovunque. Ho fatto tanti percorsi, percorsi sciamanici, ma il vero colpo di fulmine l'ho avuto quando ho incontrato il dialogo col cielo. E poi anche le terapie estene con Chantal, anche quello è stato un grande colpo di fulmine. Ma prima ho incontrato il dialogo col cielo, circa 12-13 anni fa. Dopo tutto il lavoro che avevo fatto su di me per destrutturare questo carattere sardo che ho scelto in questa incarnazione, tutte queste cose quadrate, che tutto deve andare in un certo modo, bianco e nero, tutto è strutturato, non mi affido, ma devo lavorare, il sacrificio, eccetera, eccetera. Tutte queste convinzioni le ho lavorate profondamente. Ma quando ho incontrato il dialogo col cielo, è come se tutto avesse assunto un senso. Mi venivano date le risposte che io ho cercato per una vita. E non era una cosa inaccessibile. Io vedevo la medianità e pensavo, probabilmente lo pensate anche voi, no? Ah, vabbè, quella persona ha quel talento,
viaggia nei mondi, esce dal corpo, parla con le altre dimensioni. Poi ho scoperto che non è così, che siamo tutti così. E ve lo dico dal punto di vista dell'avvocato, non del mio percorso spirituale. Cioè, per me è stato scioccante scoprire il dialogo col cielo e scoprire che queste cose non ci venissero dette alle elementari. L'ho trovato incostituzionale. Cioè, ho detto non è possibile questa cosa. Ho cominciato a parlare tramite la mia insegnante del tempo con la mia guida e ha cominciato a spiegarmi e a chiarirmi tutte le cose e ho unito tutti i puntini, tutta la mappa, non dell'io, ma dell'essere. Ho unito la mappa delle mie vite, ho capito perché ho scelto di prendere un corpo da donna, perché ho scelto di nascere in una determinata regione. Ho fatto un lavoro su di me profondissimo con la mia guida, finché poi ho capito che ci potevo parlare anch'io, che non era un'esclusiva. E adesso lo insegno. Ma il messaggio per me fondamentale del dialogo col cielo è: il cielo fa parte di noi, non è una cosa distinta da noi, non c'è una materia e un cielo. Il cielo è dentro di noi, dobbiamo solo dire sì, crederci. E allora tutto cambia. Quando voi imparate a parlare con la vostra guida ed è di una semplicità disarmante, tant'è che molto spesso noi parliamo per intuizioni, no? Da un lodiamo file come dall'albero delle anime di Avatar e non ce ne rendiamo conto perché non distinguiamo l'intuizione dal fatto che stiamo parlando con la nostra guida. Quindi a volte il mio lavoro iniziale con le persone è: guarda che questa è la tua guida e questa è la tua intuizione, questo è il tuo sé superiore. Dividere, ordinare. Quando cominciate a parlare con le altre dimensioni, con la vostra guida, tutto si chiarisce. Tutto non è più casuale. Se siete qua sicuramente avete fatto un percorso spirituale, per cui avete già lavorato su di voi e sapete che, no? La spiritualità non è solo parlare con gli altri mondi o elevarsi, ma è proprio andare dentro di noi, non fuori. Andare a vedere cosa ci ha ferito. Andare a sciogliere i nostri nodi, alleggerire il bagaglio per volare. La guida fa fare proprio questo. E io ho deciso di condividere questa mia esperienza perché sono il prototipo della rappresentazione del fatto che, non so come spiegarlo, un babbano può diventare magico. Mi viene a dire questo la Harry Potter. Pensate, no? Arrivo qua a 19 anni, faccio questo viaggio come in una favola, per mare, con tutte le mie convinzioni, tutti i miei schemi mentali. Non so se conoscete la popolazione sarda, siamo testonissimi, siamo in mezzo al mare, facciamo parte dell'Italia, ma in qualche modo non sappiamo se ne facciamo parte, perché siamo cresciuti e tutto intorno a noi c'era acqua, quindi va dimostrato che facciamo parte di qualche altro stato. C'è solo acqua intorno. E quindi nascere e crescere in Sardegna è proprio nascere e crescere da guerrieri. Nascere e crescere a Sparta. La mia anima non l'ha scelto apposta, non l'ha scelto per caso. Cioè, tutto è quadrato. I sentimenti sì, ma non troppo esposti. Siamo un popolo particolare, di grande cuore. Questo ve lo racconto non per parlare di me, ma per farvi capire come sono arrivata al dialogo col cielo e quanto è importante pensare che tutti ci possiamo arrivare, perché la mia storia è la dimostrazione di questo. Perché io sono arrivata veramente quadrata da una famiglia tradizionale normale. E per me il tavolo era il tavolo, non è che era una questione energetica aggregata lì, che aveva un suo. Cioè, l'energia me l'hanno dovuta spiegare, io ho fatto tutti i corsi che ho fatto, li ho fatti per curiosità e alla San Tommaso. Ricordavo ieri con un mio amico, che non so se c'è oggi, no, non lo vedo, e
che alla prima lettura dell'aura, che io non vedevo niente allora, avevo fatto proprio una prova di lanciare un raggio per vedere se la mia professoressa diceva balle o no, se vedeva l'energia. E ovviamente l'ha visto. Ho fatto uscire un raggio dal primo chakra, mentre l'altro facevamo l'esercizio della lettura dell'aura, l'altro non vedeva niente come me al tempo. Ho fatto partire un raggio dal primo chakra e ho detto vediamo se sono balle queste qua delle energie. E lei mi ricordo che diceva: Hai visto cosa sta facendo Masha? Mi si è ghiacciata la schiena. Ho detto: Cioè, esiste uno, io sto mandando un raggio, cioè quindi io mando raggi. Due, l'energia esiste, tre, lei la vede. Capito? Cioè, perché voi mi avete qua adesso a parlare del dialogo col cielo, dice: Vabbè, lei c'ha i talenti, cosa vuole da noi? No, io ero quella là del raggio, quella San Tommaso. Cioè, io sono qua per dimostrarvi che chiunque, perfino io, sono riuscita a parlare con gli altri mondi, a parlare con le mie guide. Poi ci sono vari livelli, ovviamente, a seconda dell'evoluzione della persona, il dialogo col cielo sale, no? Ci sono le guide che sono le più vicine a noi, insomma, si può parlare con i defunti, con gli angeli, con gli spiriti di natura, con i maestri. È un mondo bellissimo. Quindi ho fatto tutto questo percorso di pulizia da tutti i miei convincimenti, da tutte le mie limitazioni mentali per accettare di parlare col cielo. Ci hanno messo 30 anni a convincermi a fare questa cosa qua. Quindi voglio dire, se sono riuscita io veramente. E perché lo sto condividendo? Perché a me il dialogo col cielo ha cambiato la vita e vedo che cambia la vita anche a tutte le persone a cui lo passo. Perché si trova un senso, si trova un senso delle cose, non si gira più a caso, viene data una mappa, come se noi avessimo la mappa terrestre, la mappa umana, e andassimo in giro per una città che non conosciamo, che è la nostra vita, e c'è qualcuno, questa mappa è vuota, c'è qualcuno che invece ha il tutto città, che è la nostra guida. Che non ti dice dove andare, non ti dice ah, vai al museo, vai al bar, ma ti dice guarda, lì c'è il bar, lì c'è il museo, tu sei fatto così, sei fatto così, scegli tu. Le guide non ledono mai il libero arbitrio. Quindi io ho cominciato a lavorare in questo modo, su tutti i miei dolori, su tutte le mie ferite che non sapevo nemmeno di avere, pensavo di essere normale. Pensa a te, non è che fa un avvocato bancario che pensa di essere normale, già lì c'è un campanello d'allarme. E quindi ho cominciato proprio a interagire con le guide, a creare questa relazione. E mi hanno spiegato in un modo che nessun altro mi ha spiegato, perché le parole delle guide sono dense, quindi mentre ti stanno spiegando una cosa, stanno sciogliendo un nodo, ti stanno riallineando e tu quella comprensione la ottieni non mentalmente, è una cosa che si deposita dentro di te e comincia a lavorare. Quindi, perché ho deciso di condividerla? Perché mi sembra che la medianità sia depotenziata, sia solo per certi eletti. Questa cosa non mi piace, non è per gli eletti la medianità. Tutti possiamo parlare, abbiamo il diritto sacrosanto di parlare con nostro padre e di ottenere risposta, non solo di pregarlo, di chiedere e qualcuno ti risponde educatamente, non cioè parlo da solo. È proprio un diritto di nascita che abbiamo. E quando l'ho scoperto su di me, mi ha fatto talmente bene, e ho detto che la prima domanda che mi sono fatta è: perché la medianità va in giro così, nel bisogno, nel dolore? Perché non ci dicono che è uno strumento che ciascuno di noi può avere e può utilizzare ogni giorno per elevarsi, per pulirsi, per volare e per migliorare la propria vita? Perché poi io sono una persona pratica, per cui la spiritualità mi deve cambiare le cose, deve entrare in casa mia. Non è che sto lì a, no? A fare tante cose belle, scrivere poesie, poi mi giro e voglio strozzare mia madre. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Certo, perché sennò in 30 anni io ne ho visto tante nella spiritualità. La spiritualità rischia di diventare una via di fuga.
non riesco a stare incarnato, e le persone spirituali hanno grossissimo rischio in questo, perché hanno voglia di tornare a casa, hanno voglia di luce, di nutrimento, di amore, quindi si guardano intorno in questo mondo e dicono: no, io non ci voglio stare qua, cos'è sta roba? Non voglio stare qua, voglio l'amore, voglio la luce, voglio il nutrimento. Invece per lavorare ci siamo scelti, per la maggior parte, perlomeno delle persone che lavorano con me, famiglie disfunzionali, che magari non ci hanno visto, non ci hanno sostenuto, non ci hanno detto quanto siamo belli, quanto siamo unici, quanto i nostri talenti li abbiamo solo noi e nessun altro. Quindi io vedo persone che vengono da me e che non si vedono. Vogliono guarire, vogliono fare le cose, ma non si vedono. Non vedono la loro bellezza. E io che vedo tutto il loro percorso animico, le loro vite, vedo la storia della loro anima, di una bellezza sconvolgente. Non c'è nulla di casuale. Nelle vostre vite non c'è nulla di casuale. Dal primo giorno, dal primo vagito ad oggi, non è casuale che voi siate qua ad ascoltare me, lo capirete poi perché. Ma dal primo vagito ad oggi e nelle vite precedenti c'è tutto un disegno, un fil rouge, che porta a un perfezionamento dell'anima e che è tutto basato sull'amore. È una rete d'amore. Ogni cosa, anche quella più assurda, più brutta che ci capita, è retta dall'amore. Ed è difficilissimo per la mente capire questo. Ma è così. Quando l'ho visto sono rimasta sconvolta. Perché a quel punto tutto assume un senso. Non siamo qua lanciati su questo pianeta, no? Vengono persone da me che sembra che siano scivolate dalla nuvola, spiaccicate per terra, che non sanno cosa ci fanno. Come ero io al tempo. Ma non è così. Non siamo soli, mai. Il dialogo col cielo, quando imparate a farlo, a parlare con le vostre guide o parlate tramite qualcun altro, vi garantisce questo: la fine della solitudine, la fine della mancanza del senso, la fine della casualità. E cominciate a intravedere il disegno della vostra anima e tutto il viaggio che ha fatto. E si apre un mondo che non può non avere una conseguenza sulla vostra vita attuale. Ve la cambia. A me l'ha cambiata completamente. Ho dovuto andare a vedere, prima di stare qua, tutti i vincoli, tutte le ferite rispetto ai miei talenti. Tutta la paura dell'espormi. Tutta la paura nell'essere diversa da quello che si aspettavano i miei. Ma come? Ti mandiamo a Milano a fare l'avvocato? Ti metti a parlare degli angeli? Veniamo a prenderti col primo cargo? Cioè, già questo pensiero è stato: oddio, papà ha 90 anni, lo faccio disincarnare. La testa questa fa 91, cerchiamo di tenerlo. Capite? Io la butto sul ridere, ma queste sono ferite. E voi non sapete in che vite. No? Siete state magari guaritrici, curandere, guerrieri, sacerdotesse. E come sono andate a finire quelle vite lì? Perché non vi esponete? Perché non siete qua al mio posto? Tante volte io in quelle pause pranzo, quando facevo l'avvocato, dicevo: ma io voglio stare al suo posto, voglio dire un sacco di cose. E poi dicevo: no, non ci vado, meglio lascio lui, è più bravo. Sono dovuta andare a lavorare insieme alle mie guide tutte le ferite sulla medianità, tutte le ferite sui talenti, tutte le ferite collegate a ogni volta che mi espongo mi fanno fuori, per esempio. No, perché il cielo non è sganciato dalla realtà. Cioè, se a voi vi fa paura qualcosa nella vita reale, è perché è successo qualcosa, non perché siete matti. No, perché non ce le insegnano queste cose, ci dicono: vabbè, sei esagerata questa fobia. No, ogni cosa ha una giustificazione nella nostra storia animica. Il cielo ce lo spiega questo, le nostre guide ce lo spiegano. Io avevo per esempio una ferita molto profonda sul maschile, poi ho rivissuto anche da poco le mie vite precedenti, ho capito, ho aggiunto altri pezzi, ma all'inizio non capivo, non riuscivo a instaurare una relazione sana con un maschile sano. Cioè, ma com'è possibile? Mi sento piena d'amore. E allora, quando qualcosa nella nostra vita non torna, dobbiamo farcele le domande. Perché noi siamo nati per essere felici, per essere nella fluidità, nell'abbondanza, nella felicità.
Se qualcosa non va, una relazione, il lavoro, i soldi, è lì che dobbiamo guardare. Dov'è l'inghippo? La nostra vita è un fiume d'amore, punto. Potrei finire la conferenza così. Arrivederci. La nostra vita è un fiume d'amore. Se noi lo seguissimo, andrebbe tutto bene. Perché non lo seguiamo? Perché non sentiamo le nostre guide? Perché non ci affidiamo? Perché mettiamo degli ostacoli a questo fiume? Perché se l'acqua non scorre, perché noi abbiamo messo delle barriere. E allora, parlando con le nostre guide, noi possiamo capire che barriere abbiamo messo. E le barriere le abbiamo messe di solito per tutelarci, perché abbiamo avuto magari grandi dolori. E allora abbiamo creato un esercito che ci siamo dimenticati di aver creato. E quindi si attiva sempre, siamo sempre in protezione. Non siamo nella fede, nella fiducia, non camminiamo nell'amore, nella gioia. Le guide spiegano anche questo. Riuscire a parlare con la guida non è chiedere, non è sentirsi piccoli, non è essere nel bisogno. Quello che vedo io in giro è chiedo, chiedo perché ho una mancanza, ma la relazione col cielo è una relazione di bellezza e regalità, è un pezzo di noi che ci riprendiamo e che ci hanno insegnato che è fuori da noi ed è inaccessibile. Il cielo non è fuori da noi e non è inaccessibile. E io ho deciso di fare queste conferenze per dirlo questo, perché io sono la dimostrazione che il cielo non è fuori da noi e che quando noi lo facciamo entrare dentro di noi, la vita cambia completamente. Cambia, ma cambia in bellezza, in gioia, in amore. Elevate talmente tanto, tanto le vostre vibrazioni a parlare col cielo e vi pulite talmente tanto e cominciate a conoscervi talmente tanto e lasciate andare tutto ciò che non siete, che a un certo punto vi trovate liberi. Liberi. Non fate più le scelte in base agli insegnamenti del nonno, della nonna, del papà, della mamma, ma scegliete veramente. Avete una libera scelta, veramente libera. Quindi il dialogo col cielo è uno strumento di lavoro su di sé quotidiano, se volete, che vi cambia la vita e che vi dona la libertà. C'è da rimboccarsi le maniche, non ci sono bacchette magiche. Nella spiritualità non ci sono bacchette magiche. C'è un lavoro intenso e profondo e la voglia. La voglia di andare a vedere anche cose che magari non ci piacciono, no? Tratti del carattere che noi pensavamo fossero dell'altro e invece sono nostri. Problematiche che, quella relazione infinita è colpa sua. Poi vai a vedere e vai a vedere cosa ci hai messo tu. Ma è l'unico modo per diventare esseri liberi. L'unico, non c'è un altro modo ed è una via d'amore, perché come ti dicono le cose le guide non ti puoi mai arrabbiare, perché te le dicono con un amore e con una levatura che ti entra proprio dentro un balsamo e tu capisci anche la cosa più difficile, anche la risposta alla domanda più difficile la accetti con amore. Se te la dicesse quella risposta chiunque altro penso che ci litigheresti, faresti a botte a seconda delle degli argomenti delicati e delle ferite profonde. Quindi la medianità, il dialogo col cielo per me è proprio un lavoro su di sé, un lavoro su di sé. Per volare, certo, stiamo parlando col cielo, è bellissimo, è pieno d'amore, è una vibrazione altissima, ma prima di tutto è un lavoro su di sé. Possiamo fare mille corsi, leggere mille libri, ma se non andiamo a vederci là, dove ci fa male, corsi e ricorsi, loop, si creano i loop, i loop nel lavoro, ho sempre il capo che mi tratta allo stesso modo, loop nelle relazioni, ho sempre il fidanzato, la fidanzata di una cambia faccia, ma l'energia è quella. Il vantaggio del dialogo col cielo è che te lo fa fare come lo fa il cielo. Nell'amore e nella leggerezza, un lavoraccio, ma nell'amore e nella leggerezza, cioè meglio di così. Quando io ho scoperto questa cosa, dovevo andare a dirla a tutti, per forza, cosa me la tengo per me? No,
No, e soprattutto devo dire a tutti che tutti ci possono parlare. Devo dire la mia storia, la mia testa sarda si è fatta, no? Fertilizzare dal cielo, irrigare dal cielo. Quindi è possibile. Bisogna dire di sì. Bisogna dire di sì. Bisogna avere il coraggio di dire di sì alla parte migliore di noi e cambiare la nostra vita. In meglio, in meglio. Avete domande? Ci si esercita come in palestra, si esercitano i muscoli spirituali. Io lo faccio facendo scrivere le persone all'inizio, ma si parla subito con la propria guida, la si individua, gli si dà un nome. Il cervello ha bisogno di una figura. Ha bisogno di un nome, di maschio o femmina. E allora dice, va bene. Poi magari quando andremo di là vedremo solo luci, azzurro, rosa, ma qua siamo incarnati, dobbiamo rispettare le nostre esigenze, anche quelle mentali. Anche il mentale ha bisogno di essere rassicurato. Quindi le guide appaiono con un nome, con un vestito. A volte sono vestite proprio in un'epoca storica e ti spiegano perché sono le tue guide, perché sono vestite in quel modo. Molto spesso le guide per le persone arrivano vestite in maniera diversa e ogni volta l'abito che indossano, che io gli descrivo, guarda, oggi è vestito così con questi colori, poi glielo spiega, ha un significato per la vita della persona in quel momento. Non è un caso nemmeno come sono vestiti, come si presentano. Come si fa? Ci si esercita in maniera molto pratica. I corsi che io faccio sono proprio pratici, per parlare subito, già dopo il primo weekend propedeutico, uno se ne va a casa che parla con la sua guida. Il resto è volontà di esercitarsi, di creare questa relazione. Perché mentre ti eserciti a parlare con il cielo, il canale si apre, entra la luce, entra sempre più luce, e cosa fa la luce? Mostra tutti gli ostacoli, tutti i detriti, un po' un via cal, lo so che non è romantico. Ma fa così la luce, fondamentalmente a livello energetico fa quello, tu 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 tu. E quindi quello che trova, trova. Trova detriti, vecchie convinzioni, la nonna che diceva che era pericoloso parlare con i morti. No? Tutte queste cose vanno lavate, sono tutti impedimenti al dialogo col cielo. Quindi ci si esercita, si insiste, si fanno domande, si crea una relazione col cielo. Che dovrebbe essere una cosa normalissima. Noi dovremmo avere sempre una relazione col cielo, dovremmo parlare con tutte le nostre dimensioni, con i maestri, con i defunti, con le guide, dovremmo essere in connessione col tutto sempre. Invece, in questa dimensione, in questo momento della Terra, questa cosa deve essere ricreata, deve essere riguadagnata. Non è un talento che abbiamo in dotazione, come era un tempo. Ci dobbiamo esercitare, dobbiamo creare proprio la relazione col cielo, creare la relazione con la nostra guida, non mollare, chiedere, approfondire, scavare. A volte avremo delle resistenze anche fisiche. Ah, stasera sono stanca, non ci parlo con la guida. Ah, stasera l'esercizio non lo faccio. Perché fondamentalmente il dialogo col cielo ti fa salire di vibrazione e noi non siamo abituati alla vibrazione dal cielo. È per quello che serve l'esercizio. Il canale ce l'abbiamo, ma se non lo esercitiamo e non lo puliamo, noi non siamo abituati a stare lì. Adesso non so che lavori fate, però nella quotidianità non è che siamo in un tempio, no? Siamo nel caos delle città. Per cui quella vibrazione lì, potete essere le persone più pulite del mondo che fate meditazione tutto il giorno, ma è difficile tenere una vibrazione alta nella nostra quotidianità di corse, preoccupazioni, bollette. Per cui quel momento, per quello serve l'esercizio, quel momento di dialogo e di esercizio con la propria guida serve anche ad abituare tutti i nostri corpi energetici a quella vibrazione più elevata, in modo da reggerla. All'inizio ci parleremo 10 minuti con la nostra guida e saremo esausti come se avessimo fatto una maratona. Poi
Voi ci potete parlare 20 minuti, 30 minuti, mezz'ora, un'ora, ore, vero Simo, ore. A volte vi dovete staccare dalla guida perché sennò dà le dimissioni. E quindi l'esercizio. L'esercizio, la volontà di creare quella relazione, la volontà di lavorare su di sé. Quando si va ai corsi, questo lavoro viene un po' delegato fuori, no? Abbiamo i nostri trainer che ci fanno fare delle cose. Invece con la guida siamo noi che dobbiamo creare questa relazione, questo lavoro. Ma c'è anche il vantaggio che quando imparate a parlare con la vostra guida e siete in un momento di sconforto, non dovete prendere un appuntamento, non dovete andare da qualcuno e le risposte che vi dà sono solo vostre. È una relazione proprio intima. Quindi vi rende indipendenti spiritualmente. E allo stesso tempo l'indipendenza comporta una responsabilità. La responsabilità di lavorare sul nostro ego, che ovviamente si vuole appropriare di questo grande talento che è il dialogo col cielo. Quindi bisogna esercitarsi, sì, ma bisogna anche avere due o tre, diciamo, indicazioni in modo che l'ego sia calmo e il canale sia pulito. Quando noi parliamo con la nostra guida, la nostra personalità non c'è. Deve essere calma, deve essere serena e deve essere da un'altra parte tranquilla. Altrimenti, se c'è in mezzo l'ego che vuole appropriarsi di questo bel canale, allora no, andiamo nell'esaltazione, ah, io parlo coi mondi. Ah, io voglio salvare tutti. Questo è un lavoro intimo. Il dialogo col cielo è un rapporto intimo. Anche in questo io insisto molto. È una relazione sacra. C'è un momento, c'è un tempo per parlare col cielo. Almeno all'inizio. Poi sarete in grado di parlare ovunque, anche mentre fate la spesa. Ma è comunque una relazione sacra ed è una relazione intima e va utilizzata per voi, per le vostre cose, per comprendere chi siete, perché siete qui, perché vi è toccato quel destino piuttosto che un altro. Sono bellissime le domande che si possono fare al cielo, bellissime. Perché ho dovuto soffrire per imparare quella lezione? Perché ho deciso di sperimentare il femminile? Non potevo prendere un corpo da uomo? Perché non riesco a costruire il lavoro dei miei sogni? La relazione dei miei sogni? E lì il cielo vi mostrerà la vostra storia animica. Ve la spiegherà e lavorerà, la vostra guida lavorerà con voi. A sciogliere ogni singola ferita. Io oggi sono una persona completamente diversa. Avevo paura di tutto, ma io vi posso fare miliardi di esempi di com'ero, che sono incredibili, io ogni tanto ci penso. Quando, per esempio, quando vado in autostrada con la mia macchina, che ormai viaggio, vado ovunque, da nord a sud, non ho paura di niente, mi godo i tramonti, le albe, mi ascolto la musica, parlo con le mie guide. Ma un tempo io avevo terrore di andare in autostrada con la macchina. Guidava solo il mio fidanzato. Io non guidavo in autostrada, no, ma niente. Questo è uno degli esempi. Adesso mi imbarco in nave col cane, sembro battente bandiera liberiana, sembro un camionista. Così mi vedono quelli della Tirrenia quando vado a casa mia col cane, tutta contenta, l'unica donna. Ma questa. Cioè, è una sciocchezza di esempio, ma pensate, dal terrore di andare in autostrada dietro casa a vado a Livorno, mi imbarco sulla nave, sulla pancia della nave e faccio il viaggio e faccio tutto da sola. Per quello vi dico, la spiritualità deve essere una cosa che vi porta bene e vi cambia la vita. Anche se è un esempio sciocco questo della nave. Ma è entrata nella mia vita, mi ha tolto delle paure, mi ha fatto capire perché avevo quella paura.
mi ha fatto lavorare sul rapporto innanzitutto con i miei genitori, con mia madre, con mio padre, cosa mi ha passato mia madre, cosa mi ha passato mio padre, cosa non mi hanno dato che avrei voluto e perché non me l'hanno dato, perché ho scelto un padre che non mi dava determinate cose, perché ho scelto una madre che non mi dava determinate cose. E lì la vita cambia, cambia completamente, cadono le paure, cominciate a vedervi belle. La prima volta che mi sono vista bella allo specchio ho detto, però, beh, non l'avevo mai vista questa, ma chi è? Carina, brava, mi piaci. Ma davvero, io la butto sul ridere, ma è veramente così. Quanto ci odiamo? Ma quanto non ci facciamo un complimento? Ma quanto, cioè, del quadro bianco vediamo l'unica macchiolina nera? Di tutto il quadro, bellissimo lì. Ah, guarda, ah, c'è una ruga. Così, andiamo in giro così. E lo facciamo anche a livello animico, non solo a livello fisico. Ci amiamo, ci diciamo che siamo belle, belli, belle, che siamo intelligenti, che siamo in gamba. Ci diciamo tutto quello che non ci hanno detto i nostri genitori. Ci riconosciamo il percorso che abbiamo fatto, come sto facendo io oggi, dal quinto a questo piano, un sogno di una vita. Oggi si realizza per me il sogno di una vita. Ed è stato grazie a tutto il lavoro su di me che ho fatto, che non sono più la stessa. Altrimenti mai sarei potuta essere qua. Cosa dirà la gente? Che parlo di cose strane, che sono matta. No? Quello è il primo. E poi altri miliardi di cose. Mi ha rimbombato nella testa da sempre a me. Sei una sognatrice. Svegliati. Questo non è il mondo per te. È per quello, secondo me, che mi hanno fatto fare l'avvocato per 25 anni. Perché ho assunto tutte le qualità pratiche per poi dimostrare che la spiritualità in realtà è possibile. È un mondo possibile. Il mondo nuovo è possibile. E a livello pratico, lavorando su di noi, sciogliendo tutte le nostre ferite, noi possiamo creare il mondo che vogliamo, perché il mondo siamo noi. Se ciascuno di noi lavorasse su di sé costantemente, alacremente, come ho fatto io, testona, noi avremmo tutti il sogno che ho io oggi, che è essere qua, che lo sognavo 30 anni fa. Io sono la dimostrazione che i sogni esistono, che i miei si sbagliavano, cioè no, sono una sognatrice, ma che li realizza. Diciamo che ci hanno beccato a metà. Ci sono i sogni, li dobbiamo coltivare, li dobbiamo tenere stretti, non mollare. Non mollare mai. Mai. Perché poi si realizzano. È questa voce interna che vi dice qual è la vostra via, qual è il vostro sogno, qual è il motivo per cui siete qua, per cui state vivendo questa preziosa incarnazione, la scoprite togliendo, less is more, togliendo tutti i veli che tutte le strutture della società, della famiglia hanno creato su di noi. Togliamo tutti questi cappotti, rimaniamo nudi di fronte al padre, e lui ti dice di fare delle cose e tu gli dici sì, va bene. Dove? In esoterica, alle 15:30, 13 aprile, va bene, obbedisco. Sì, così. Alla fine arrivate ad un livello che non siete più positivi. Io ero tremenda, tremendissima. Quando ero piccolina, questi esempi non ve li faccio perché mi piace parlare di me, ma proprio per farvi vedere il percorso. Quando ero piccolina, in albergo, mio padre era un imprenditore turistico, io quindi sono cresciuta in un albergo, ho imparato a camminare lì a 10 mesi, e c'era un rappresentante che veniva lì, che mi ha regalato una bambolina. L'hanno chiamata la signorina No, perché le tiravi un filo da dietro e faceva no, no, faceva così. Perché io andavo in giro, zompettavo nell'albergo, mi dicevano buongiorno, io dicevo no. Quindi la bambina è strana. Qualsiasi cosa mi dicessero, io dicevo no. Ma evidentemente l'incarnazione non l'ho vissuta subito bene. Così, sono scesa che ero un po' conflittuale come pupa. E quindi mi hanno regalato la signorina No, che le tiravi il filo e faceva no,
Vabbè. Ho capito poi, no? Quanti no, ho detto da piccola, e quanti pochi no, ho detto da grande. Quanto ho perso la signorina no dentro di me. Quanto l'ho persa. Quanto ho accettato le regole della società, della cosa è bene fare, il lavoro giusto, la casa giusta, la relazione giusta. Lì mi sarebbe servita la signorina no da tirare. Ma non ce l'avevo più, mi sono fatta addomesticare. Va benissimo questo. Non sto dicendo che io ho sbagliato strada, nessuno sbaglia strada. Facciamo la strada che ci serve per arrivare dove dobbiamo arrivare. A me serviva cadere, serviva dimenticare, serviva proprio dimenticare chi sono. Perché io da piccolina in realtà volevo fare la suora, la mistica, poi l'ho proprio completamente dimenticato. I miei mi cercavano, ero sempre dentro una chiesa. Fa, dov'è la bambina? In chiesa. Hai capito? Stressavo, c'ero l'unica bambina che voleva andare all'oratorio e stressava tutti i preti con domande a cui non sapevano rispondermi, ovviamente, perché erano domande di un'aliena, perché sono poco terrestre da quel punto di vista. Facevo domande bibliche incredibili, ma se lui è buono perché fa questo? Cioè, tutte queste domande, no? E quindi i preti mi vedevano, secondo me si chiudevano in sacrestia. Dice, è tornata quella. Davano messa ad orari improbabili solo per non incontrarmi. Quindi tutta questa parte così spirituale, così di connessione divina dentro di me, poi l'ho messa da parte. L'ho proprio messa da parte. Zitta, zitta. Poi, per carità, rimaniamo sempre noi, eh? Quindi anche nel mio lavoro ho portato questo. Anche nel mio lavoro la mia spiritualità è sempre stata presente, ma non completamente, è stata in parte rinnegata. E il lavoro che stiamo facendo tutti, se io chiedessi a ciascuno di voi, non state facendo questo lavoro di spogliazione da ciò che non siete? Per trovare ciò che siete? Non state facendo questo? Non facciamo tutti questo? Questo di me non è mio. Questo non mi piace, questo lo lascio andare. Perché? Perché voglio andare lì dove voglio andare. Ed è un sentiero unico, non è standardizzato, non è che tutti devono fare le cose spirituali, assolutamente. Ognuno di noi ha una qualità che gli fa battere il cuore, che gli piace. Pensate che io sono arrivata ad un livello, quanto il dialogo col cielo mi ha trasformato, quando mi hanno detto, io già lavoravo da tanto tempo su di me. Mi ricordo se era il 2018, quando mi hanno detto guarda che anche tu sei un canale, io ho detto sì, canale 5. Io ho detto, cosa vuol dire? Cioè, tremenda, eh? Per dirvi com'ero tremenda. No, sei un canale. Fa, tu canalizzi i messaggi degli altri mondi per le persone. No, guarda, stai sbagliando, con tutto il rispetto. E fa, no, quelli che vengono da me, mi dice questa ragazza che poi siamo diventate amiche, fa, sono oh, qua sto distruggendo tutto. Sono della mia stirpe, fa, sono persone che hanno il mio stesso talento. Quindi tu sei una che porta i messaggi degli altri mondi. E lì mi sono ricordata che il prete, il giorno della mia prima comunione, quando danno i ricordini che vai sull'altare, mi aveva dato il ricordino e mi aveva detto tu ti chiami Mashah, Meshah, Messia sarebbe, cioè colui che porta la buona novella. E io ho detto boh, arrivederci. Cioè, boh, non so, alla prima comunione quanti anni abbiamo? Cioè ho mollato il prete lì, non l'ho capito, me ne sono andata ovviamente. Ma mi è tornato in mente quando questa ragazza mi ha detto questa cosa, il portare i messaggi. Però ho dovuto fare tutto un lavoro di destrutturazione per crederci, per accettare ciò che sono. Il dialogo col cielo vi fa fare questo lavoro qua, di picconatura, come diceva Cossiga. Piccona l'ego finché non gli toglie tutto ciò che non siete, per il vostro bene, per amore di voi stessi, perché non dovete stare in relazioni che non volete, non dovete stare in lavori, che non vi piacciono. Sto dicendo cose scontate, ma le facciamo tutti o no? Dice, vabbè, è arrivata lei. No, ma è così. Non si deve stare in relazioni che non ci fanno sentire delle regine, che non ci fanno sentire belle, che non ci fanno sentire dei re, una compagna che sostiene, un compagno che sostiene.
Il dialogo col cielo serve a questo. Per me la medianità del nuovo mondo è un lavoro d'amore profondo, profondo con la propria guida, per ritrovare l'amore per noi stessi, per ricordarci il re e le regine che siamo, figli di Dio a sua immagine e somiglianza, rimetterci in piedi, smettere di strisciare. Io ho accettato dei trattamenti veramente, dei modi anche di parlare, di rivolgersi, privi di gentilezza. Mi sembrava tutto normale. È normale, cioè il mondo è così, ci trattiamo tutti male. No, no, anche nel lavoro uno non si deve rivolgere senza gentilezza. Quante ne accettiamo? Pensate a quante cose accettiamo o abbiamo accettato in passato da compagni, compagne, datori di lavoro, per paura. Basta. Siamo nel momento in cui la Terra si sta risvegliando. Gli esseri umani si stanno risvegliando. Ci sono tantissime persone che, a cui non basta più la risposta che il mondo dà. E sta solo a noi creare il nuovo mondo. Smettete di andare a cercare risposte in giro su cose vostre. Siete gli unici responsabili della vostra felicità, gli unici. Non potete andare di là quando ci disincarniamo e dire che eravate distratti. Ah no, però, non so, c'era mia nonna che stava male, c'era il mio fidanzato geloso e allora la missione non l'ho compiuta. No, noi siamo gli unici responsabili. Se ce l'ho fatta io, è vero, ci hanno messo 30 anni per convincermi, però alla fine ce l'hanno fatta a convincermi, no? Ho detto di sì, se ce l'ho fatta io ce la può fare chiunque. Ed è un sì d'amore. Invece vedo ancora in giro, no? Alcune persone parlano del dialogo col cielo, ma è pericoloso, oddio, ma se, cioè, cosa succede, i demoni, ma quei demoni? Non esistono demoni, esiste solo l'amore nel cielo. Esiste solo l'amore del Padre, esistono solo risposte amorevoli. Alcuni addirittura mi hanno detto, io non chiedo perché poi mi rispondo. No, cioè, che stai? No, e poi magari mi rispondo. No, ma per cosa chiedi a fare? Non ho capito. Fantastico. Mi rispondono, voleva dire, mi rispondono una cosa che non mi piace, ovviamente, no? Bisogna essere coraggiosi per essere felici. Io ho un sacco di difetti, ma il coraggio non mi è mancato. Sono qua per un atto di fede e di coraggio che mi commuove. E se sono qua io, può essere qua chiunque. Perché noi siamo tutti fratelli, sorelle. Questa divisione è fittizia. Ciò che avviene dentro di me può avvenire dentro ognuno di voi. E anzi, magari voi avete cose da insegnarmi e siete ancora più avanti. Ma il messaggio è: se vogliamo una vita bella, felice, la responsabilità è la nostra. E il cielo è lì che ci aspetta per aiutarci, che cerca di parlarci ogni giorno. E noi diciamo, no, vabbè, questa è un pensiero mio. No, non è tuo. Perché ascoltare il cielo cosa comporta? Comporta che poi dobbiamo prendere delle decisioni, no? Quindi sappiate che non vi vendo un prodotto buono senza effetti collaterali, ne ha parecchi. L'effetto collaterale è la felicità vera, sapere veramente chi siete. Ma c'è da guardare dritti, dritti negli occhi tutte le nostre paure, tutti i nostri bisogni, tutte le nostre zone di comfort. E pian piano, con i nostri tempi, io ne sono la dimostrazione. È da 30 anni che lavoro su di me, non mi hanno convinto subito. Pian piano, con i nostri tempi, in questa o in un'altra vita, non importa, dobbiamo arrivare all'essenza che siamo. All'essenza che siamo. Non è niente di straordinario quello che dobbiamo fare. Essere noi stessi, la cosa più difficile al mondo. Pensateci, lavoriamo, lavoriamo, no, per fare cosa? Per essere noi stessi. Ma i noi stessi veri, non i noi stessi telecomandati. Per me il dialogo col cielo è un percorso sacro d'amore con le altre dimensioni che apparentemente sono fuori da noi ma sono nostre, ce le dobbiamo riprendere. Non sono eventi collettivi di disperazione. Il dialogo col cielo è luce, è amore. Poi si può parlare con i defunti, certo, ma non è solo quello.
bisogna sapere perché vuoi parlare con un defunto. È utile? È utile al defunto? È utile a te? Possiamo parlare con tutte le dimensioni, ma deve essere evolutiva la relazione. Basta andare bisognosi come mendicanti. Andiamo regali di fronte al cielo, perché il cielo è regale con noi e ci vuole regali. Soffriamo, va bene, soffriamo. Possiamo interagire e farci spiegare perché soffriamo, ma non deleghiamo fuori da noi la nostra felicità, perché abbiamo tutti gli strumenti in questo periodo storico. I nostri nonni, i nostri genitori non avevano questi strumenti, noi li abbiamo. Noi li abbiamo e sono strumenti di grande amore. Di grande amore, è vero, ci vuole impegno, ma sono strumenti di grande amore. Non abbiamo più bisogno di evolvere attraverso la sofferenza. Non abbiamo più bisogno di fare questo. Perché dobbiamo imparare una lezione? Perché ci dobbiamo risvegliare da una vita che non è nostra prendendo un tir frontalmente? Ma perché? E allora vai nel tunnel, vai, parla con le guide e torna. Ok, e ti risvegli e cambi completamente la tua vita. Questa è un'opzione, opzione A. Ci sono altre opzioni, no? Lavorare dolcemente, amorevolmente su di noi. Poi, per carità, ho fatto un esempio eccessivo e quell'anima sicuramente se l'era programmato così il risveglio. Ma noi che siamo in un mondo difficile, intenso, ma allo stesso tempo stimolante, abbiamo un sacco di strumenti che i nostri nonni non avevano, che i nostri genitori non avevano. Usiamoli, riprendiamoceli. Parlare col cielo, con tutte le dimensioni di noi, gli angeli, i maestri, la nostra guida, è un nostro diritto sacrosanto di nascita. Non fatevi dire da nessuno, che voi non siete abbastanza, che voi non avete quei talenti, perché io, adesso mi avete conosciuto, non potete più negare la mia esistenza. Dite, guarda, c'era una sarda testona, perfino lei ha parlato col cielo. Ci hanno messo 30 anni, ma l'hanno fatta parlare col cielo. Avete il caso esempio, innegabile. Non potete più fare niente, non potete più girarvi dall'altra parte. Io non sono nata in mia famiglia con un centro olistico, tutti facevano Reiki, tutti la mattina a colazione gambe incrociate, zero. Sparta, lavori seri, si guadagna, si fatica, sacrificio. Sì, ci vogliamo bene, ma non è che ce lo dobbiamo dire. Tutte cose che io ho dovuto guadagnare. La sensibilità sembrava un difetto, ma la sono dovuta riprendere. Tutti i miei talenti spirituali me li sono dovuti riprendere. Quindi avete il caso zero. Dalla roccia può uscire l'acqua. Un'acqua bellissima, cristallina. Non so che ore sono, ho perso il tempo. È finito il tempo? È un'ora passata, giusto? Addirittura. Ah, avete mezz'ora per le domande? Prego. Allora, Come ti chiami? Laura. Ciao Laura. L'inizio mi è sembrato strano perché io mi sono venuta qui pensando che il dialogo con il cielo, soprattutto anche poi con tutto quello che è seguito, potesse essere dentro di noi e non andare ancora fuori. Perché, Sì, in un certo senso sì. ecco, anche quella, perché mi è venuto un po' in mente Igor Sibaldi, Maestri Invisibili, che Sì. poi lui dice, in realtà questi non sono delle robe che vanno in giro Certo. nell'astrale e ti cercano e ti dicono delle cose. È Certo. una parte di te che è Sì. avanti, che tu Sono contatti. interpretazioni. Quindi a me piacerebbe molto cioè, rivedere questo discorso Sì, interiormente. puoi farlo. Ecco, però ho sentito all'inizio il mio corso consiste nel fatto che ti dicono Perché ho questo premesso che la così. mente ha bisogno di un elemento esterno essendo incarnati, ma puoi anche assolutamente fare il discorso che fai tu e queste sono dimensioni dell'essere, assolutamente. Perché? Sono dimensioni dell'essere che tu lavori fino a salire a un grado di maestria che è una tua maestria interiore. Probabilmente gli psicologi ti direbbero il superio, ti direbbero altre cose, ognuno gli mette la sua etichetta. A me piace pensare che la mia guida ha un nome. Non sto delegando a lei perché lei non decide mai per me, mai. Non ha mai osato ledere il mio libero arbitrio, mai. Mai mi è stato detto vai a destra, vai a sinistra, stai con Giovannino o con Luigino, non esiste. Mi hanno fatto lavorare su di me,
dicendo da dove arrivo io, qual è la mia ferita, la mia difficoltà nell'affrontare. Mi hanno dato la mappa di tutta la situazione, mi hanno detto tu funzioni così, per quello non riesci ad affrontare questa situazione, per quello ti viene difficile. Quindi è vero, è un'esteriorità, ma non è un'esteriorità che mi depriva di qualcosa, perché non sto delegando. Capito cosa ti voglio dire? Poi se a te rassicura di più vederle come dimensioni dell'essere, sicuramente. Io non ho capito quando tu hai detto ai miei che vengono al corso, insegno questo è il tuo sé, che è la scintilla divina, per me è sé scritto con sì. S maiuscola. Sì, il tuo sé superiore. Il tuo intuito, e poi questa è la tua... Perché a volte, quello l'ho detto perché... quando mi hanno detto che io ero un canale, mi hanno detto per te è talmente facile comunicare con gli altri mondi che non distingui, non ne senti la voce, pensi che siano pensieri tuoi. Invece ad un certo punto, siccome abbiamo una mente, non siamo disincarnati, la mente funziona in un certo modo. La mente per vedere qualcosa gliela devi mettere fuori. La mente non si autoguarda, non ce la fa. Capito? Perché siamo nella dualità. Quando saremo illuminati saremo nell'uno, nel tutto, il download di file viene tu, non c'è più nessuno fuori, ma non ci siamo nemmeno io e te, siamo la stessa cosa, ma tu sei avanti. Qua se vuoi imparare a parlare col cielo devi metterlo fuori, siamo incarnati nella dualità, se vuoi lavorare su di te, poi per carità puoi dare dei nomi alle tue parti e dire va bene, oggi parlo con la mia parte, il mio maestro interiore, va bene, la mia guida interiore, va bene. La famosa... anima che ha delle persone non vuole più parlare, dice guarda, sono capitata una persona che non chi è quest'anima più. Terribile? E a volte ce ne sono. Ho mai incontrato un'anima che non vuole parlare con le sue... Il telegiornale. E poi invece sono tutto è sotto l'ombrello del padre. Certo, sì, tutti sono scintille divine, però alcune scintille hanno smesso di parlare, altre invece hanno l'opportunità di parlare con una certa persona, come potrebbe essere il tuo esempio, no? Sì. Allora a questo punto la sfida dovrebbe essere quella di riuscire a parlare con la propria anima. Anche, certo. Il proprio sé. Sì, anche. Ecco, solo questo. Cioè, sì. Mi sembrava quasi che quello dice, guarda, quello non è importante, cosa dice il sé non è importante. Assolutamente, non mi permetterei mai di dire una cosa del genere. L'intuito è una bella certo, cosa. Certo, certo. No, era solo per dire che siccome non lo sappiamo, non ce l'hanno insegnato, non sappiamo distinguere le cose. C'è intuito in tutto, c'è un'ottava alta e un'ottava bassa, c'è una mente di un certo tipo e una mente superiore, siamo nella dualità, tutti i tuoi pensieri sono illuminati? No, nemmeno i miei, dovrò imparare a distinguere quali sono i pensieri della mia anima, quali sono i pensieri della mia personalità, lo stesso per le guide, devi imparare a comprendere cosa arriva dal cielo e cosa arriva dal tuo ego, se no te la racconti. È fondamentale questo, a meno che tu non sia così avanti da essere completamente nell'uno e non aver più bisogno di mettere cose fuori da te, perché tanto sei in connessione costante con te, con tutte le tue dimensioni, però tu stai andando molto avanti. Io insegno la base, lesson number one di English, you are Mr. Patterson, aren't you? Ve la ricordate? Quella. The cat is over the table. Bravo, esatto. Qua siamo a The cat is over the table. Tu sei il flying cat, il gatto volante. Tira giù il gatto, Laura. Si può fare, assolutamente si deve fare. Anzi, sarebbe forse la prima cosa da fare. Parlare con la nostra anima. Secondo me. Grazie. Prego. Il nome? Roberta. Ciao, Roberta. Non lo so, non ho mai fatto i registri akashici. Dalla descrizione è praticamente simile, c'è cioè un collegamento che avviene con una sorta di meditazione. No, qua non meditazione, cioè sì, facciamo una meditazione sicuramente, ma non siamo in meditazione, siamo lucidi. Parliamo con la guida come parlo io con te adesso. Ah, sì, immagino. Immagino che sì, mi hanno parlato di registri akashici, ma... È da un po' che mi dedico più al dialogo col cielo e alle terapie sene, per cui non faccio più come facevo prima, che facevo tutti i corsi. Quindi il registro akashici non l'ho fatto, una delle poche cose che non ho fatto. Un esempio? Vedere un esempio? Aspetta che c'è Laura, c'è lei. Come ti chiami? Ciao, Elenia. Dimmi, sei nel luogo giusto, Elenia, per le domande particolari. Volevo chiedere questa cosa, parlare con un maestro, con una guida,
porta in noi un cambiamento. Sì. O comunque ci lascia qualcosa. Oh, sì, sì. Allora mi chiedevo, ma è lo stesso anche per loro? Cioè, anche noi lasciamo qualcosa di noi in loro? Mi hanno detto di sì. Mi hanno detto di sì, una domanda che avevo fatto, e dicono che loro evolvono affiancandoci, facendo le guide. Quindi a un certo livello evolutivo, quando non avremo più bisogno di incarnarci, potremo anche noi fare le guide a qualche umano. Quindi mi hanno detto che c'è sempre un'evoluzione, mentre evolviamo noi, evolvono loro. Questo te lo so dire per le guide, però ai maestri questa domanda non l'ho fatta, perché i maestri sono su un altro piano, su un altro livello. E poi con i maestri si lavora quando hai fatto tutto il lavoro base, hai proprio, no, già fatto una bella pulitura di tutte le problematiche. La guida non rimane la stessa, cambia, e i livelli di accompagnamento a te nella tua vita cambiano a seconda del tuo livello di evoluzione. Però sì, l'evoluzione non si ferma mai. Ah, ok, no, ci sono vari livelli. Il maestro è un livello successivo. Sì. Prego. Ciao, sono Laura. Ciao Laura, ma oggi Laura è... No, una, anche un'altra. No, poi... Quattro lauree. Bene. Non so se la mia domanda possa essere costruttiva, però... Vale, sono tutte. Sì. È molto pratica, molto easy. Sì. Però quando hai praticamente menzionato una delle tue paure... questa paura di prendere l'autostrada in autostrada, cioè, sì. Volevo chiederti quale fosse, se non è una domanda troppo indiscreta, quale fosse la causa, quale fosse, diciamo, la causa di... Io avevo paura di tutto. L'autostrada è uno degli esempi. Mia madre ha una storia molto particolare anche a livello fisico, per cui il mio rapporto con la paura è partito subito nella vita. Ho avuto un incidente che avevo 4 anni, dove tornavamo dal mare, un motorino di un ragazzo che era sotto effetto di stupefacenti ha sfondato il vetro. Io ero piccolina, avevo 4 anni, ero davanti, mi è arrivato tutto il vetro, l'unica che si è fatta male in macchina. Quindi parte subito questa cosa del rapporto con la paura nella mia vita. Quindi questa incarnazione? In questa incarnazione. Non è riesumata, diciamo, da qualche vita precedente? No, in realtà c'è sempre un filo conduttore, c'è un filo conduttore sempre nelle vite. Adesso io ti dico di questa vita, io ho praticamente, ero immersa nella paura, fin da piccola. Quindi in realtà io avevo paura di tutto. Avevo paura, che altri esempi ti posso fare? Parlare in pubblico. Non era possibile per me. La prima conferenza che mi hanno fatto fare da avvocato, avevo il microfono che faceva così. Ti prego. Così. Mi ricordo, avevo una cartelletta gialla che tenevo così ferma in modo da tenere fermo il microfono. Avevo paura di tutto. Non si direbbe. Non si direbbe, ma avevo paura di tutto. Questo è un esempio, quindi parlare in pubblico, andare in autostrada, ma un sacco di cose. La paura di votare? Pensa, sarda. Quando c'erano gli scogli neri sotto, che è rarissimo perché dove abito io è tutta sabbia, vedi il fondo anche a 50 metri, un paradiso, dove c'erano un'altezza molto, molto alta, avevo paura, soprattutto dove c'erano gli scogli neri, però quella l'ho risolta perché ho rivissuto una vita precedente in cui ero caduta da un dirupo, ero morta così, quindi in realtà lì quella fobia dell'altezza l'ho proprio individuata in una vita. Quindi le ho lavorate tutte le paure. In questa vita ti posso dire che la storia dei miei genitori mi ha passato questo, in particolare di mia madre, perché lei ha avuto una vita molto dura, soprattutto a piccolina, quindi me l'ha proprio fatta vivere la paura. Sei figlia unica? No, siamo in 3. Sì, sì. Fratello più grande e una sorella più piccola. Quindi queste paure io le ho dovute superare tutte, dalla prima all'ultima. È per quello che adesso sono pronta a parlare, perché ho lavorato su di me per 30 anni, per cui ho veramente sciolto le paure, le convinzioni limitanti. A volte non è solo le paure, eh? Non sono solo le paure a bloccarci, è anche, ma che cosa vuoi dire, ma chi sei tu? Dove pensi di andare? Che grilli per la testa hai? Perché dovresti dire cose interessanti? C'è tanta gente che dice cose interessanti. Però poi...
lavorando su di te, sei come una fontana, diventi una fontana, questa roba sgorga, non te la puoi tenere, sgorga. E sai che anche se fosse solo una parola di tutte quelle che io ho detto, che colpisce un singolo cuore là in fondo alla sala, e allora c'è un motivo per cui io sono qua. E non mi posso sottrarre a questo, non posso. Perché io mi ricordo quando partecipavo alle conferenze, quando qualcuno mi toccava dentro il cuore, era un dono che io mi portavo nella vita e facevo un cambiamento. Io questo rischio con voi lo devo correre, che vi annoiate o che qualcosa vi arrivi, che una scintilla si accende e dica: ma sai che domani io faccio questa cosa? Ma? Oppure smetto di fare quest'altra? Prego. Non so se sono stata chiara, spero abbiate compreso. Altre domande? Un esempio di questa tua capacità si può in qualche modo vedere o capire, perché così è una teoria, no? No, io non faccio dimostrazioni, proprio perché parto dal presupposto che è proprio una cosa molto intima e sacra. Quindi se vuoi sperimentarlo vieni da me, te lo faccio vedere, te lo faccio provare. Però cosa faccio? Prendo uno di voi e gli presento la sua guida. Dov'è il sacro? Dov'è la bellezza di questa cosa? No, non so se prima per esempio ti sei fermata, sei stato un po' in silenzio e poi hai detto domande, come se hai chiesto vado avanti o faccio... Sì, vabbè, certo. Io sicuramente sono in connessione sempre con le mie guide. Più, ma anche col mio sé superiore, con la mia anima, no? Come dici tu, ho imparato a zittire la mente, ad ascoltare quello che mi sgorga da dentro di vero. Quindi, no? Quello che dicevi tu dell'anima. C'è un modo di parlare che è diverso. Se io vado in un bar con degli amici non parlo così. Qua sono proprio in connessione con la mia anima, che è quello che dicevi tu. Quindi lascio fare a lei. Se delle parole vi toccano, è perché siamo tutti connessi tra anime, non tra personalità. In questo momento. Quindi un esempio, diciamo che è un'ora e un quarto di esempio. Scusa, i corsi dove li tieni? Milano li tieni? Sì. Può sapere qualche informazione in più, dove, come, quando? Sì. La via è via Raffaello Barbiera, 36, il centro si chiama Studio Natura. Poi vi do tutte le informazioni, ma su Instagram, se mi trovate su Instagram lì pubblico sempre i corsi, no? Facebook, Instagram, mail, come siete contattabili per inviarvi una newsletter? Mail, allora mi lasci la tua mail poi. Ogni tot io lo organizzo sempre i corsi, i propedeutici. Come state? Siete soddisfatti? Sì, posso farti una domanda? Certo. Ciao Marina. Senti, c'è stato un evento particolare nella tua vita, al di là dell'ubicazione sopra e sotto, studio legale e libreria esoterica? C'è stato un quid, un qualcosa? Sì. Proprio, il 13 aprile 2022. Prima, quando hai iniziato? Quando ho iniziato? Percorso, cioè parti dalla Sardegna, arrivi qua... Sì, è questa cosa che è successa quando avevo 19 anni nell'aula di diritto penale. Praticamente c'era il docente che stava distribuendo delle tesine da fare, degli approfondimenti. Oltre a studiare il libro di testo, faceva fare queste tesine. E io mi ricordo che ero dietro, in piccionaia, e praticamente tra i vari titoli di tesine possibili ha dato questa tesina sulle streghe nel Medioevo. E io ho alzato subito la mano, figurati. Io e un'altra in prima fila. Che mi fa? E mi fa, facciamo la tesina insieme. Lei mi ha portato giù alla prima cosa di meditazione. E non sempre può essere un dolore nella vita, perché tante volte è proprio il dolore catartico. No, però che io sia qua oggi è stato un dolore. Perché è stata la perdita di Angie, di un grande amore della mia vita, il 13 aprile. Per quello penso che l'abbia organizzata lui di 13 aprile. Perché lì, dopo tutto il lavoro che avevo fatto, mi mancava proprio il passaggio a andare nel mondo con questo.
dopo che ho fatto tutto questo lavoro per me, era necessario che io mi esponessi. Quello me l'ha fatto fare il dolore. È come se io avessi fatto una promessa a lui di non nascondermi più, di non fare più la carta da parati, di non nascondere i miei talenti, di andare in giro a dire ciò che sono anche se sono strana, no? Di non sprecare i talenti, perché lui se n'è andato giovane con questo rammarico di non aver creduto nei suoi talenti. Quindi è come se me l'avesse proprio fatto promettere. Quindi il dolore in quel caso mi ha risvegliato 2 anni fa e da lì ho cominciato a proprio cambiare lavoro, cambiare vita. Ma questo lavoro è iniziato a 19 anni con quella tesina delle streghe e questa mia amica carissima che mi ha portato alla mia prima meditazione. Io non sapevo manco cosa fosse, le ho detto qua sono tutte matte, e poi invece erano persone meravigliose e lì ho fatto proprio un percorso dove Renata ci ha insegnato tutti i tipi di meditazione, ci ha fatto fare i bars, i reiki, qualsiasi cosa, costellazioni familiari. E quindi io ho fatto 2 vite parallele da avvocato e spirituale, che secondo me doveva rimanere hobby, secondo i miei piani. Chi è che lo diceva? Mentre tu fai i tuoi piani c'è Dio che ti organizza un'altra roba. Così, no? Così è andata così per me. Io facevo tutta la persona seria fra l'avvocato, nel frattempo di là mi organizzavano questo. Quindi sì, ci sono eventi catartici, a volte dolore, però la dipartita di Angie mi ha insegnato per la prima volta a comprendere la morte. Quindi è stato un dolore che io ho rielaborato. È stato dolorosissimo all'inizio, anche perché io non ho avuto grandi lutti. Avevo i nonni, sì, i nonni quando ero piccolina, però sono stata, non so se fortunata, dire, non so. Non ho avuto grandi lutti. Lui è stato il mio primo grande lutto. Proprio quello, io e lui siamo stati insieme 15 anni. Eravamo innamorati, eravamo proprio... È vero che ci eravamo già lasciati quando lui ha avuto l'arresto cardiaco il 13 aprile, ma è stato un grande amore, è stata una mia anima gemella. Quindi il vero lutto per me è stato lui, non mio nonno, quando avevo 12 anni. E il confrontarsi con la morte è un'iniziazione, è una grande iniziazione per l'anima. Lì si vede tutto il lavoro che hai fatto in 30 anni, se regge. Perché se crolli e non hai fede negli altri mondi e pensi che la morte sia la fine di tutto, allora dove è entrato Dio dentro di te? Dove è entrato l'affidarsi? Dove è entrata la luce? Se pensi che la morte sia la fine delle cose, e allora lì in realtà per me è stata una rinascita. Dopo che la personalità Masha è morta un po' insieme ad Angie, è nata un'altra Masha. Quindi, dolore sì, ma che dono però. Lo ringrazio ancora. Lo so, è strano ringraziare una cosa del genere, però è così. C'è tanto amore anche nella morte a volte. Nella morte di Angie c'è stato. Se sono qua è anche grazie a lui. Grazie Angie. Una promessa fatta a lui. Altre domande? Fate pure, non abbiate remore. Ciao Battista. Ciao Battista. Volevo solamente dirti la mia esperienza. Dimmi pure. Io sono riuscito a capire, a leggere dei segnali che mi sono arrivati. E questo mi ha... Che segnali, Battista? Puoi essere un po' più specifico? Io ho perso mia moglie e sapessi quanto l'ho sentita vicino, e ho capito dei segnali precisi. Questi segnali li ho detti a qualcuno e mi hanno capito. Hanno capito che non stavo dicendo cose. Era solo la chiave di lettura di quei segnali che lei era vicino a me. Lì c'è stato questa bella cosa.
Grazie Battista, grazie. Grazie, lo capisco bene quello che stai dicendo. La parte, la personalità di noi, la morte è una porta che si chiude. Ma se riusciamo ad attraversare quel dolore e ad accettarlo, e io non sto facendo la santa, quando Angie ha avuto l'arresto cardiaco ho preso a calci la cucina, cioè non è che ho cantato cori angelici, in un primo momento ero proprio arrabbiata con lui, ero arrabbiatissima. Ma poi tutto il percorso, perché lui è stato poi in terapia intensiva per un mese e io ero con lui ogni giorno, è stato proprio un percorso di risveglio per me, di risveglio vero e proprio. Lì ho capito cos'era la morte, non la conoscevo. Quanto, se vissuta in un certo modo, sia proprio un dono per l'anima, che quelle due anime si fanno mentre si stanno salutando. Non c'è stato mai così tanto amore. Io avevo il cuore in fiamme per un mese. Andavo in giro, era il 13 aprile, però faceva freddo. Io andavo in giro in canottiera, sembravo veramente matta, avevo il cuore con le fiamme, una cosa, e lui sembrava un Cristo, poi Angie era molto bello, molto lungo, quindi aveva questi piedoni lunghi. È stata un'esperienza incredibile, però è stato anche non solo dolore, è stato proprio una rinascita. Io lì gli ho promesso, non mi nasconderò più. Non farò più finta di essere ciò che non sono. E quindi, com'è Harry Potter e i doni della morte? Così, per abbassare le energie, la sparo lì. I doni della morte. Quindi, Battista, è anche comprendere, no? Che davvero lo spazio e il tempo non tornano. Tu la sentivi lì? Io, Angie, oggi lo sento qua. Grazie a te, Battista, grazie. L'amore. Posso chiedere una cosa? Sì. Come riesci a non farti prendere per matta quando cerchi di spiegare determinate cose? Ho rinunciato, ovviamente. Come ti chiami? Mariana. Ho rinunciato. È stata una delle prime sfide che ho avuto quando canalizzavo per le persone e mi davo della matta da sola. Ho detto, devi rinunciare, qua molli o non lo fai più. C'era la mia mente in continuazione che diceva, bella questa, mamma come l'hai sperata bene, bella, mamma mia questa, poi Spielberg, cioè mi stava maciullando, cioè dovevo mollare per forza, o allontani da me questo calice, o lo bevo, ma lo bevo veramente, non faccio finta di berlo, quindi mi metto lì, quello che mi viene detto lo passo, anche se non lo capisco, anche se per la mia mente è assurdo, io lo passo, mi levo di mezzo e rinuncio a non voler essere considerata pazza, che per un avvocato è una crocifissione praticamente, no, così per citare una cosa, ho rinunciato, ho accettato la mia follia sapendo che non è follia, sapendo che è follia vivere senza lo spirito, ora lo so, è come una pianta che non può fare la fotosintesi perché non c'è il sole, come può questa umanità, come ho potuto pensare io per prima di vivere senza lo spirito? È il nostro nutrimento, è il nostro nutrimento. Quando diventiamo grigi e spenti è perché non c'è la fede, non c'è lo spirito, perché non ci stiamo nutrendo di ciò di cui siamo fatti veramente. Quindi, quando ho capito questo, che è roba grossa, ho detto vabbè, pure se mi prendono per matta, è talmente bella questa cosa in cui io riesco a vivere, che spero di contagiare tutti. Con questa bellezza che io vivo, finalmente, ma perché l'ho attraversata la bruttezza però, lo so cos'è quella quotidianità incastrata in ritmi, orari, c'è stato un periodo della mia vita dove io lavoravo dal lunedì alla domenica, cioè non era vita, per cosa? Mi dicevo, Masha, dove corri? Dove stai andando? Dove stai correndo? Dove stai andando? Bisogna avere il coraggio di fermarsi. Ce ne vuole, ci vuole tanto lavoro e tanta fede. E poi quando hai tanto sofferto in ruoli non tuoi, in un posto dove la tua anima non è nutrita,
il rischio di essere matta è una quisquiglia rispetto all'assenza di nutrimento patita. No? Sì, 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 assolutamente. Perché io, diciamo che ho dovuto vivere il punto A che dicevi prima per capire questo. Hai dovuto, scusami? Vivere il punto A, cioè quando dicevi bisogna morire e rinascere, ho dovuto superare quando per lei. E ti sei svegliata quindi? Bene, un po' tanto. Devi arginare adesso questo risveglio. La stai lasciando andare? Che bello, quanto è bello? È molto bello, è difficile da integrare. Certo. Che hai intorno con... Sì, ma non siamo qua per andare a predicare, deve finire anche questa cosa. Cioè, se io sono ad un pranzo sardo in montagna con i pastori, non è che gli parlo di Gesù o delle terapie essene, cioè... capito? Gira il porchetto, mi sto zitta e mi bevo il cannonau. Cioè, non è che vado lì a predicare, cioè, anche questa cosa della spiritualità deve finire, cioè, vado con le mie vesti nel Soprammonte, ma anche no. Cioè, vado vestita anch'io da pastore e mi diverto. Cioè, sono incarnata, voglio dire, no? Il padre mi dà tutto, mi dà anche l'albero secolare, il pastore e il porchetto. Però non vado lì a predicare. Cioè, non vado a predicare, ragazzi, lo faccio qua, tra i miei simili. Tra i miei simili, non vado a impormi, non vado a imporre le mie idee. Non metto in difficoltà mio padre a 90 anni a parlargli dei mondi sottili. Non è giusto, non è amorevole. Non è amorevole. Noi abbiamo il nostro rapporto col cielo, lavoriamo su di noi e poi seminiamo, certo. Seminiamo, ma non sappiamo se quel seme crescerà. E l'amore è fatto di rispetto. Una persona può scegliere di non fare un cammino spirituale e noi dobbiamo rispettarla. È quello l'amore, lasciare gli altri liberi di essere ciò che sono. Quindi tu hai fatto il ribaltone ed è bellissimo. Gli altri li guardi con amore, sperando che anche loro prima o poi ci raggiungano, siamo sempre di più, a credere di nuovo e a portare l'amore, la luce. Ognuna di noi è una goccia preziosa e unica. Più siamo, più diventiamo, più il nostro mondo potrà finalmente assomigliarci. Più potremo creare delle strutture eque, più smetteranno queste assurdità che ci sono nel mondo, delle guerre, della fame, che ancora ci servono per evolvere. Se sono lì è perché ci servono per evolvere. Perché ancora una fetta dell'umanità ha bisogno di, come io, tutta la vita, ha bisogno di evolvere attraverso la sofferenza. I più grandi shock dolorosi a volte ci svegliano, pum, pum. Non c'è un ingiusto. Quindi non ti sentire sola o diversa. Il cielo è sempre con te, non sei mai sola innanzitutto. E poi gli altri hanno il loro destino e la loro storia animica. Non sai qual è. Cosa sta succedendo? Sta atterrando una navicella? Sono arrivati i nostri amici? Bellissima sta musica, ma la suoneria? È proprio bella. La voglio anch'io, poi mi dai la tua suoneria. Ma figurati. Il tuo lavoro con la malattia, se arriva una persona malata di depressione, per esempio, e ti dice vorrei uscire dalla mia malattia con... Perché tu prima hai fatto una schiacciata sull'astrale inferiore... Ah, ma tu mi controlli proprio le virgole, Laura. No, ti ascolto. Cioè, perché, allora, io credo, sfido chiunque qui a non aver fatto, quando era giovane, giusto per la curiosità spirituale, di non aver iniziato nel modo, secondo me, più... Sentiamo un po' come ha iniziato Laura. Io non l'ho fatto. Io ho avuto un'esperienza terribile, perché, certo. È questo lo sviamento della spiritualità. Questo. Infatti, ci insegnano questo, ci viene paura e sai quante persone chiudono il canale e dicono io non voglio più avere a che fare con questo e noi ci perdiamo una cosa di cuore d'amore incredibile. Però non puoi dire che la strada inferiore non esiste, non puoi dirlo. Non puoi. Allora non lo dico se non posso dirlo, Laura. Cioè se la tua esperienza... Sembra che siamo d'accordo. Cioè proprio... Comunque se arriva una persona super depressa... Dipende, io non sono un medico, lo so, per cui...
se ci sono fenomeni gravi a livello fisico di depressione, io li mando dalla, ho una rete di colleghi, c'è la psicoterapeuta, li mando dalla psicoterapeuta. Se invece posso fare qualcosa, lo faccio con le terapie sene, perché ci sono proprio delle cure che rimettono la luce nei canali, nei nadi principali, ed è proprio una cura per la depressione, e lavorano sull'atomo SEM per ricordare la persona perché si è incarnata, cosa ci fa qua, e sono delle terapie vibrazionali molto belle, quindi inizio da quello. Il dialogo col cielo è una roba seria, è una Ferrari, bisogna fare lezione, e lo si fa quando si è radicati, paradossalmente, quando siamo molto scentrati, soprattutto psichicamente, io lo trovo proprio controindicato. Non faccio parlare le persone con le loro guide quando non sento che hanno radici. Se sono persone molto radicate, molto di buon senso, ma stanno passando un grande periodo di dolore, sì, ma devo sentire grandi radici, altrimenti prima lavoro sulle radici. Prima di andare in cielo si lavora sulle radici, come gli alberi. Uguale, la stessa cosa, grandi radici, grandi rami. La spiritualità può essere alta solo se ci sono profonde radici, accettazione della materia, della società, così mi è venuto da dirtelo a caso, accettazione di dove si sta, del pianeta, di come pensa, anche dei cattivi, quelli che non hanno la fiammella e l'anima non gli parla, accettazione dell'incarnazione a tutti i livelli, radicamento, bevo questo calice, sto qua, ho scelto l'incarnazione, sono qua e dico sì all'incarnazione. Non me la prendo con gli altri, non mi interessa se la loro fiammella è accesa o spenta, ma mi occupo che sia accesa la mia fiammella. Il padre, quelle sono le cose del padre, non sono cose nostre. Il destino delle altre persone lo lasciamo al padre, non è roba nostra. Umiltà, cuore, questo ci vuole per il cammino spirituale e radici profonde, altrimenti partiamo. Quando una persona viene da me ed è tutta così sballata, la prima cosa che gli faccio terapie di radicamento, non gli faccio parlare con le guide. Ma se una persona è presente a se stessa e vuole dialogare col cielo per fare un lavoro profondo su di sé, va benissimo, è salvifico, questo che di cui vi sto parlando oggi, è salvifico. Ma bisogna esserci però, bisogna essere nel corpo, bisogna esserci, bisogna dire io sono qua. Questa incarnazione l'ho scelta con tutte le sue difficoltà, anche con tutte le cose che non capisco, perché io col mio mentale mi sono dovuta dire ad un certo punto che non posso capire tutto, che non posso avere le risposte su tutto, che pian piano procedo chiedendo, lavorando. Radici. Il ragazzo che a 4 anni ti è venuto nella macchina e ti ha fatto male, cioè tu puoi dire giustamente che le persone si facciano la loro vita, io mi faccio la mia, sono d'accordissimo, non si va a mettere a posto, però cacchio, quello lì che si è fatto di stupefacenti ti è venuto dentro a 4 anni, va bene, ti avrà fatto benissimo perché così è iniziato il tuo percorso, però... Beh, insomma, non mi ha fatto benissimo, c'ho ancora cicatrici. Questo è il Kali Yuga, l'era delle tenebre, è indubbio, sta per iniziare l'età dell'oro. Quindi, però, non è che puoi dire loro stiano lì, che io sto qui, nessuno... No, certo, però non mi porto avanti. Cioè, se qualcuno arriva, lo affronto. Non ci sto a pensare. E se ce l'hai in famiglia? Se ce l'hai in famiglia ti devi chiedere perché ce l'hai in famiglia. Infatti. Perché ce l'hai in famiglia? Cosa ti insegna? Cosa ti mostra? Quell'ombra dentro di te dov'è? Non mi lascia in pace. In che cosa non ti lasci in pace? Nel tu, mio percorso. In che cosa non ti lasci in pace? La prima regola del lavoro su di sé è ribaltare la domanda. Tu mi tratti male? In che cosa? C'era un periodo che trovavo tutti i fidanzati che ne sceglievano un'altra. Ho detto, ma che è? Un'epidemia? Cioè, stavano un po' come poi prendevano quell'altra. Ma com'è? Cioè, ma che problema ho? Cioè, la seconda? La domanda è, dove mi metto al secondo posto?
Dove mi metto al secondo posto? Dove non mi metto per prima? Dove le mie esigenze non sono al primo posto? Dove non ti lasci in pace, Laura? Proprio quella spina. Lasciala aperta. Lasciala aperta la domanda. Io dove non mi lascio in pace? Io dove non mi lascio in pace? Non fuori dove non mi lasciano in pace. Io dove non mi lascio in pace? Dove non mi lascio essere? Dov'è che ho questi spigoli? Dov'è che ho questo mentale che non mi lascia in pace? Cos'è che mi dice? Dove non mi lascio in pace? Perché la mia anima, che è più saggia di me, ha messo fuori da me uno che non mi lascia in pace? Perché l'ho dovuta proiettare fuori? Perché sennò dovremmo guardarci dentro così. Non è possibile. Dobbiamo metterlo fuori. E torno alla domanda tua di prima, no? Sì. Perché te lo sei messo fuori questo? Lasciala così, lasciala sospesa. Le risposte più buone e più intense, più vere, non arrivano mai subito. Il mentale arriva subito. Ah, perché? Lasciala. Dove non mi lascio in pace? E vedrai nei prossimi giorni che ti arriva la risposta. Grazie davvero. Prego. Mi sa che abbiamo sforato, no? Io non lo capisco questo orologio, quello che cioè comunico coi mondi, ma gli orologi non li leggo. Devo fare un corso di lettura orologio. Ok, mi sa che abbiamo finito allora. È indietro. Giusto, 3:05. Abbiamo finito. Grazie. Allora, grazie a tutti. Grazie di essere venuti qua. Grazie. Prego, arrivederci.